La situazione è che l'azienda ha aperto una procedura collettiva di licenziamento per 210 dipendenti. Abbiamo fatto tutto il percorso sindacale con il mancato accordo, non abbiamo raggiunto nessun accordo. Adesso la fase passa alle istituzioni e siamo qui sotto alla regione per cercare di sensibilizzare al massimo le istituzioni che ci diano un aiuto in questa vertenza che è drammatica, 200 famiglie che perderanno il reddito. È stata acquistata da due fondi di investimento ad agosto e il 27 di novembre ci hanno consegnato una procedura di licenziamenti collettivi di 211 persone. Loro hanno fatto un piano, diciamo, di licenziamenti e solamente con la Naspi volevamo chiaramente investire gli esuberi, sostituirli con i pensionati, ma solo con la Naspi non è sufficiente, quindi con gli ammortizzatori sociali che sono previsti in questi casi portare, diciamo, a 4 anni di ammortizzatori magari a tutire la botta dei licenziamenti. La tematica oggi è sollecitare l'incontro che avremo domani in un'industria con il rappresentante della regione. Alle 10 saremo ricevuti dall'assessore al lavoro e porteremo la sollecitazione a intervenire sugli ammortizzatori sociali, fondamentali in questa vertenza, perché senza ammortizzatori sociali rischiamo di perdere tantissimi posti di lavoro. Quello che noi auspichiamo è che si tenga insieme sia la questione dei licenziamenti che la questione del piano industriale, perché ciò che è importante è il non sostituire lavoro con un lavoro povero e avere garanzie sullo stabilimento di Pomezia Santa Palombi con un futuro produttivo. Ad oggi, nel corso della fase sindacale, di confronto sindacale, queste garanzie non ci sono state, non le abbiamo viste. Speriamo che adesso con la mediazione della Regione sia possibile arrivare a un piano che metta insieme tutte quante i fattori per garantire quello che è il proseguio dell'azienda, che ha un'eccellenza che vanta il territorio della provincia romana.